Allora, io ho fatto un segno qui. Ho Eccolo qui. Quindi questo deve andare così.
Lo devo girare un po' in modo che quando sta a riposo questo sta giù, quindi devo sfilare e farlo girare un pochino. Vediamo un po'. Così va bene. A questo punto adesso il grano sta a toccare e non gira. Lo giro leggermente indietro in modo che lui può lavorare, ecco. Tanto il grano questo non si sviderà mai. Ecco. A questo punto posso mettere il disco graduato. Il disco è montato, io l'ho fatto un po' fare un po' di rodaggio. Adesso possiamo regolare la vite dietro. Allora, la prassi è questa. Si stringe un po' a forza in modo che si blocca. Questo adesso va duro. Dopodiché si allenta poco poco. Ok. Adesso la vite. Come hai visto c'è un taglio, comprime questa parte qui, la comprime verso di là, praticamente si blocca sul filetto. Non bisogna esagerare, chiaramente. Ecco. Faccio solo una prova se lui rimane fermo. Se si svita, insomma. Si svita, vedi? Vuol dire che devo stringere più forte. Si è rotta la vite qui. Questa vite prendeva troppo poco qui. Adesso, anziché una vite, ci ho messo una brucola. Vediamo come va.
faccio la prova per vedere se si muove. Adesso è bloccato, però è un po' dura a girare, quindi devo allentare leggermente. Adesso va bene, si può stringere. Ok. Adesso si può montare la vite. Qui ci va questo spessore. Ora qui bisogna rimettere la sfera, per mettere la sfera bisogna metterci un po' di grasso dentro, altrimenti la sfera si perde. Adesso ci metto qui la sua brugola, giusto tutta scarica. Si giriamo. Controllo che la sfera stia sempre dentro. La sfera sta sempre dentro. E monto questo qui. Questo si regola con la gamma. Adesso io lo devo scaricare un pochino. Devo regolare il perno che non si muove. Adesso lui c'è più gioco. Adesso
Adesso come si vede? Il perno si muove, vedi? Io avanzo con questo piano piano. Io sento col cacciavite che lui è arrivato. A questo punto lui non si muove più. Vedi? Gira, ma non si muove, vedi? Si muove poco poco e io lo devo levare pure questo. Essere preciso, e lui deve girare libero. Ce la faccio con le mani a girarlo, vedi? A questo punto provo a stringere il grano. Per stringere il grano adesso devo fare in modo che uno di questi buchi qui, uno di questi fori, mi deve corrispondere per infilare la chiave. Eccola, ci siamo, vedi? Adesso io appoggio il grano piano piano. Il grano si è solo appoggiato adesso. Vediamo se va bene. Va bene. Forse se ha un po' d'aria. Questo il gioco non ce l'ha, così va bene. Adesso posso regolare questo di gioco, quindi devo alzare ancora un po' questo. Adesso scorre bene. Ok, c'è quel gioco che è sufficiente. Comunque poi quando si gira sempre da una parte, non si va mai indietro. Se si sbaglia a mettere l'otturatore si torna leggermente indietro e si torna avanti. Ok, qui gioco non ce n'è. Allora qui si può bloccare questo. C'è rimasto da mettere il freno. Ora mettiamo pure un po' di grasso qui. Anche un po' di olio che aiuta a scivolare. Ecco, vediamo se lo blocca. L'ha bloccato. Vedi? Questo va bene, si inserisce bene.
C'ha due sistemi per la divisione. Divisione diretta, che è questa qui, che si può fare o leggendo i gradi, facendosi proprio noi una suddivisione personale. Ovviamente nella suddivisione dei 360 gradi non ci deve stare resto, deve essere sempre pari la suddivisione. Poi si può fare con questa, col perno, e questa suddivisione si può fare da 15 gradi minimo e poi tutti multipli, diciamo. Si può fare per 4, per 2, eccetera, tutti multipli di 15 gradi. Poi ci sono i dischi. L'indicizzazione di dischi. Adesso rimontiamo il disco qui. Io metto sempre i gradi in alto in modo che si possono in qualche maniera guardare, perché quando faccio le suddivisioni inizio sempre da qui, perché se ho qualche problema so che sono partito da qui, posso tornare indietro. Ok. Adesso, prima di montare il mandrino, controllo l'eccentricità della sede del cono Morse. Va bene, dai, ci possiamo accontentare, stiamo nel range di un centesimo a giro. Ho allineato questa parte e adesso ho allineato anche questa. Perché è importante allineare questa parte qui? Perché se sta girato, l'ago a un certo punto scende,
perché non sta più sopra diciamo la superficie tonda. Quindi ci vorrebbe un comparatore con il piattello. Comunque poi lo proviamo anche quello. Vediamo. Allora, ho cambiato comparatore, io ho montato un piattello sotto e vediamo. Ecco, diciamo che sta a zero. Ora, visto che l'ho regolato, con la chiave da 16 stringo le viti di bloccaggio dietro. Ho stretto, faccio un ulteriore controllo. Ok, è rimasto tutto invariato. A questo punto possiamo dire che la manutenzione si è conclusa. Quindi in questa manutenzione abbiamo visto come si smonta, come si rimonta e tutte le varie regolazioni. Per ultimo ho pensato anche di rifinire questa leva a settore, perché praticamente era soltanto grezza, perché questa è stata creata fusa e poi non è stata mai rifinita, quindi ho smussato tutti i spigoli, perché comunque quando lavoriamo le mani vanno spesso sui spigoli, quindi ammorbidite è meglio. Per ultimo, prima di riporlo sullo scaffale, ci passo un po' di olio per evitare che la superficie si possa ossidare.